dobbiamo entrare, però lo stiamo aspettando le frecce tricolore. Ah, ecco, con questo cielo un po' coperto, insomma, non ha importanza. C'è da aspettare un po'. Cioè, è il nostro sogno, vorremmo realizzarlo. Farlo, vedere le frecce tricolore. L'Expo c'è tempo. Vabbè, tanto sono 6 mesi, quindi... Sì, esatto. Sì, no, poi abitiamo qua vicino, però aspettiamo. Comunque i biglietti ce l'abbiamo. Abbiamo preso già tutto. Siamo a posto già. Solo oggi siamo qui solo per... le frecce. Per le frecce, sì. Se riusciamo a vederle. Cosa ne pensate di questa manifestazione? Per me è bellissimo, cioè non lo so, adesso vediamo, però secondo me è un bellissimo evento, secondo il mio punto di vista. Buongiorno, state aspettando le frecce? Sì, stiamo proprio aspettando dalle 10 di questa mattina. Ah, insomma, è una bella attesa. Una bella attesa, sì, freddo, freddo il gelo, ma siamo qua. Ma entra poi o rimane qui? No, ho i biglietti, ma ritornerò in altra occasione, non nel primo giorno certamente. Comunque è un appassionato. Appassionato di foto e certamente siccome l'Expo non è che capita tutti gli anni di farla, sono venuto a curiosare. L'unico spettacolo che vedrete oggi o entrerete anche? No, entreremo domani però a vedere. Voi siete qua di Milano? No, siamo di Lecce, provincia di Lecce. Quindi fate qualche giorno qui? Sì, fino a lunedì. Ah. Avete modo di vedere uno e l'altro? Certo. Vedremo pure la mostra di Leonardo da Vinci. Ah, oltre quasi un weekend, un po' più di un weekend, sì, insomma, sì. Tutto tondo qua. Certo. Va bene. Signora, anche lei? Io sono d'accordo. Cosa ne pensa di questa manifestazione? Beh, io non sono d'accordo con tutti quei cartelli messi lì. Ieri c'è stato un po' di... Esatto, però secondo me andavano tirati via. Oggi su internet non siamo riusciti a prenderli. Ah, ecco, quindi bisogna presentarsi in persona. Abbiamo fatto una passeggiata, eccoci qui. Beh, è chiaro che sono cose molto belle, anche perché noi veniamo dall'Abruzzo, eppure l'Abruzzo è rappresentata per i nostri buoni vini che abbiamo, che produciamo. Va bene, una buona coda. Grazie, buon lavoro a voi. Buongiorno, Calabria. Anche lei in coda? Calabria. Ma arriva dalla Calabria? Sì. Pazientemente in coda anche lei? Stamattina, prima, e mo il pomeriggio, un'altra volta. Stamattina c'è la gente assai. Per quando pensa di prendere i biglietti? Libero. Non ha problemi. Quando voglio andare vado, perché vincolato non è buono. Tu programmi di andare domani e domani ti succede qualcosa che non puoi andare. Allora,